Buonasera ben trovati, un nuovo appuntamento di terzo millennio, andiamo ancora, continuiamo meglio a sviscerare questo meraviglioso mondo che è il mondo del condominio, questo mondo all'interno del mondo così particolare e così singolare ma sicuramente un posto assolutamente chiaro a tutti voi e a tutti noi perché è il posto dove abitiamo, è il nostro rifugio quindi soprattutto in questo periodo. Oggi cercheremo di parlare di una cosa non proprio simpatica però almeno cercheremo di capire, di approfondire come comportarsi con i nostri ospiti. Vedremo dei danni a persone, danni ai terzi, danni eventualmente allo stabile, se c'è una catastrofe, che è una parola che non mi piace proprio in quel che la stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, un po' la catastrofe, però diciamo cerchiamo di approfondire quello che succede con gli ospiti dell'odierna puntata che vado subito a presentare. Diamo il bentornato a Simone Chiuto di Assi Broker Tirreno, Buonasera. Buonasera. Diamo il bentornato all'Avvocato Giulio Aleandri, buonasera. Buonasera. Diamo il bentornato all'avvocato Fabrizio Plagenza, buonasera. Buonasera. E diamo il bentornato all'amministratore Alessandro Chiavini. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo parlato ovviamente di situazioni particolari, quindi che possono avvenire danni spiacevoli e purtroppo possono avvenire cose singolari e quindi facciamo entrare in campo con la maglietta numero 10 subito il nostro assicuratore, ovviamente. Allora, eh, danni a persone avvenute all'interno delle parti comuni di un fabbricato, no? Quindi in un fabbricato ci sono delle parti, come ben sapete, comuni. Che cosa eh, copre l'assicurazione? Beh, diciamo che l'assicurazione per quanto riguarda questo aspetto è fondamentale, è inutile dirlo, in questo caso si configura ovviamente una situazione di responsabilità civile, ovviamente poi andrà accertata la natura del, dell'eventuale infortunio <coughs> subito dalla persona perché come spesso a volte si dimentica Esserci poi una responsabilità in questo caso da parte del condominio, ma anche che fosse avvenuto in altri ambiti, ci deve comunque essere una responsabilità appunto in questo caso del condominio. Quindi se uno scivola senza nessun tipo di motivo teoricamente non avrebbe diritto al risarcimento. Se invece eh, ci sono state le condizioni affinché eh, questo incidente, chiamiamolo, si, si verifichi, allora a quel punto è ovvio che. Il condominio con la sua brava polizza globale fabbricati, sezione responsabilità civile, va ovviamente poi a Stai coprire. entrando proprio dentro i meandri, il suo mestiere. E quindi per capire bene, diciamo, una, una cosa semplice, difficile all'interno di un condominio. Però, un esempio, se cade un albero. Beh, diciamo che lì se cade un albero, e purtroppo poi, con questo cambio di, di, di clima che abbiamo avuto negli ultimi anni, si sono verificati diversi casi. Diciamo che in quella, da questo punto di vista, allora, se l'albero cade e va addosso alla, allo stabile, a quel punto non c'è la copertura. Mentre invece cosa che ovviamente interessa al pari forse di questo quest aspetto è se va invece diciamo, per strada e prende malacuratamente una, una persona, persona piuttosto che, che una macchina, perché poi. I danni che può fare un albero in caduta sappiamo che possono essere purtroppo anche di entità... E invece i, da i danni quelli diciamo per chiamiamo, perché poi ci sono anche i danni per sbadataggine, oppure per incuria, oppure c'è il maltempo, una folata di vento e casca un vaso dal balcone. Che succede in quel caso? Nah, diciamo che purtroppo questo era un caso che noi assicuratori eh, portavamo sempre come esempio ai nostri clienti, ovvero il, il vaso che cade dal balcone... A quel punto uno ha una copertura. Allora la polizza del condominio, se viene prevista la conduzione delle singole unità immobiliari, dà questo tipo di estensione. Quindi è bene che magari ognuno di voi eh, verifichi con eh, il proprio amministratore o con l'assicuratore se questa garanzia c'è. Altrimenti è opportuno, eh, sicuramente per stare tranquilli, farne una perché eh, purtroppo poi è accaduto a Roma anni fa che un vaso, purtroppo è caduto in testa a un bambino, e purtroppo uh, il danno economico, oltre ovviamente alla, alla tragedia umana, uh, è inutile che, che vi dica. Quindi non perché debba succedere una catastrofe. No, però un però vaso prevenire è meglio che curare. No? Cioè, è una frase talmente semplice che conosciamo perfettamente. Cioè, cerchiamo di, di prevenire, ovviamente cercate di prevenire nel modo giusto. Cioè, assicuratevi per danni. Possibili o probabili, però poi come stiamo scoprendo in questo periodo e lei mi può essere testimone, cioè improvvisamente succedono degli eventi che ti cambiano la vita, se stai un po' diciamo tutelato, forse stai un po' più sereno. No? Beh, diciamo che, eh, come sempre ho detto, insomma, anche nelle puntate precedenti, questo tipo di attività va fatto preventivamente, cioè è bene che nei vari ambiti. Eh, ognuno di noi vada a verificare quelli che sono i possibili rischi è chiaro che uno non è che può fare tutte le polizze del mondo però esistono delle coperture multirischio che vanno a coprire diversi eventi senza dover spendere necessariamente una fortuna avvocato Leandro è così cioè, innanzitutto è consigliabile avere un'assicurazione poi chi risponde dei danni provocati a terzi perché ci sono allora. varie cioè, cerchiamo di capire bene ribadiamo un concetto fondamentale sì. Per cui ad oggi non vi è un obbligo giuridico di stipulare una polizza assicurativa. Nel contempo ricordiamo sempre un limite in riferimento alle attribuzioni dell'amministratore perché la Cassazione specifica chiaramente che non ha poteri di stipula improprio, ovvero senza una palla assembleare. Tra l'altro mi permetto anche di indicare eventualmente un quorum che a mio avviso deve raggiungere i 500 millesimi, cioè il secondo comma del 1136 del Codice Civile la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno i 500 millesimi. Ora, in ragione, e per capire qual è la ragione giuridica per rifondere anche un danno, dobbiamo partire da un principio, quello che è del neminem ledere. È un principio latino che, riportato ad oggi, si riscontra nell'articolo 2043 del Codice Civile. Chiunque cagiona con dolo o colpa un danno ad altri è obbligato a risarcirne il danno. E accanto a questa che è una regola generale per entrare più nel merito della vicenda odierna eh, dobbiamo avvicinarsi a una responsabilità un po' più corposa, un po' più eh, diciamo che aggravata, ovvero l'articolo 2051, cioè responsabilità per cose in custodia. Cosa cambia? Allora, cambia eh, l'aspetto probatorio, cioè diciamo che eh, siamo un po' più nei guai laddove ci viene eh, imputata una responsabilità così di carattere oggettivo. Perché l'onere della prova purtroppo dobbiamo fornirlo noi per il solo fatto di essere proprietari di quel bene. L'unica esenzione dalla colpa è il caso fortuito. Il caso fortuito ricordo che per cassazione può essere anche un fatto naturale, no? Catastrofe, eccetera, come può essere anche il fatto del terzo perché è colpa di un altro soggetto e non del condominio, ma anche colpa del danneggiato. Quindi abbiamo qui una concorrenza. Cioè una serie di, di, eh, eh sì, certo, perché, di casi molto come diversi. Come eh, diceva, appunto, chiudo: eh, se appunto c'è, si scivola per non vedere bene dove si mettono i piedi per capirci, ma non c'era alcuna insidia che ha due caratteri: di carattere oggettivo e soggettivo, cioè non visibile e non prevedibile. A quel punto, anche l'assicurazione rietterà la richiesta risarcitoria. E, per quanto riguarda poi gli aspetti propri dell'amministratore, che, che rapporto ha? In prima battuta il responsabile è responsabile il condominio, come abbiamo detto che sì. se la condotta è ascrivibile a una omissione dell'amministratore abbiamo un'azione di rivalsa interna successiva. Del condominio nei confronti dell'amministratore. Chiavini che fa un, Porto, sì, un po' mesto: dice: Sì, è sempre questo, colpa nostra. Però insomma. voglio portare anche un'altra un, un, diciamo un espressione poco piacevole per gli amministratori in quanto. La Cassazione si è pronunciata aprendo a una responsabilità, ai sensi dell'articolo 2051, una responsabilità di carattere oggettivo anche nei confronti dell'amministratore stesso. Questo fa sì che un terzo danneggiato, aprendo questa strada, può fare un'azione diretta nei confronti dell'amministratore, non citando il condominio, laddove ci siano chiaramente tutti i crismi e un accertamento Vabbè, certo. cioè, che il fatto è deputato eh, all'amministratore eh, in proprio. Altrimenti, nelle giudizi ordinari che conosciamo, si cita in giudizio il condominio nella persona dell'amministratore pro tempore, come sappiamo, per legge, ma si cita anche l'amministratore di condominio, non sapendo se poi nel merito si verrà scritta una responsabilità soltanto a questi a seguito di una CTU o un esame di accertamento peritale e poi e l'amministratore solitamente chiama in garanzia la propria compagnia assicurativa che, come sappiamo, Assolut comunque può coprire una responsabilità. Sì, abbiamo capito in realtà che la figura dell'amministratore è una figura, come, come è giusto che sia, è la figura responsabile, eh, diciamo, è colui che fa un po' il bello e il cattivo tempo, in senso buono, non è un termine eh, negativo all'interno del condominio. Quindi che fa sì che le decisioni prese dal condominio vadano avanti, però poi è anche giustamente il responsabile. Nel caso in cui l'Assemblea non delibera di porre rimedio al degrado. No? No? Quindi ci sono situazioni in cui non so, ci può essere un condominio eh, poco messo male, ecco, per usare un termine molto, molto semplice. Quindi uno stabile che versa in situazioni particolari. Può accadere perché mancano i fondi o perché qualcuno ha omesso di stanziare questi fondi. Quindi non è stato fatto un lavoro a priori. In questo caso se c'è un evento dannoso, avvocato per l'agenza, buonasera, l'amministratore è responsabile? Allora, la responsabilità di cui parlava il collega eh, è una responsabilità eh, che ha natura civilistica, ciò non toglie che eh, possa configurarsi... Eh, in base all'evento occorso, una responsabilità di natura penalistica. Allora il fatto di avere uno stabile che versi in degrado non può essere giustificato per addebitare una colpa all'amministratore in sede penale il fatto che l'Assemblea non abbia deliberato di fare un qualcosa per superare questo degrado oppure la carenza di fondi stanziati. Mi spiego meglio. Proprio perché la natura eh, della responsabilità può essere non solo civilistica, ma anche penalistica e nel caso della responsabilità penale la responsabilità penale è personale, non può addebitarsi in questo caso la responsabilità penale all'amministratore laddove la, eh, i condomini, consapevoli dello stato di degrado, non abbiano deliberato o non abbiano stanziato dei fondi. non è sua colpa. Chiavini, qual è la differenza per capire tra manutenzione ordinaria e straordinaria? Allora, buonasera. E... È la, la differenza tra la, la ordinaria la produzione ordinaria è quella, parliamoci chiaro, che si fa tutti i giorni, per cui sono degli interventi mirati sulle parti comuni per il mantenimento e. A medio, a medio e a corto termine per la manutenzione straordinaria invece si parla di quegli interventi che sono eh, mirati per una manutenzione a lungo termine però possono essere programmate entrambe se non, se non erro c'è cioè anche la straordinaria se poi c'è diciamo, un condominio un amministratore che vogliono programmare i lavori c'è una possibilità di farlo diciamo con anche che, un risparmio economico assolutamente sì ne abbiamo parlato anche in altre, in altre sedi che naturalmente anche la manutenzione, un rifacimento del, di un fabbricato, frontalini, facciate, non può essere considerato un discorso di manutenzione straordinaria, può essere considerato manutenzione ordinaria di notevole entità. Per cui questo, questa situazione non è detto che si deve fare di un fondo speciale, fondo speciale si parla di manutenzione straordinaria, per cui la manutenzione ordinaria anche di notevole entità si può programmare accantonando dei fondi in ordinaria oh, che... oh. e si possono programmare questi interventi, Chiari, chiarissimo. E invece l'amministratore nel caso di manutenzione mh, straordinaria, come si deve comportare? Cioè può anche decidere da solo, mettiamo che è urgente, può decidere da solo oppure no? No, no, allora 1135 parla molto chiaro: l'amministratore non può assumersi la responsabilità di fare una manutenzione straordinaria, lui si deve solo esclusivamente intervenire in una, in una messa in sicurezza si deve fermare lì e deve far fronte, cioè deve riferire all'Assemblea quelli che sono i suoi interventi, però si deve mettere in posizione di mettere in sicurezza il pericolo. Per cui deve eliminare il pericolo, si deve fermare lì e andare in assemblea. La lì... domanda, mi perdoni, quello che dice lei ha comunque un senso anche giusto, si deve eliminare il pericolo, però magari a volte può capitare che questo pericolo poi ha un costo. Quindi c'è la necessità poi di un fondo di soldi messi da parte, come il, il salvatanaio dei bambini, a cui certo. tu accingi per comprare il giocattolo, in questo caso accingi per fare un qualcosa di diciamo diciamo per conto tuo, qualcosa di importante, quindi fai quello che mi ha detto lei per mettere in salvaguardia quindi il primo passo, chiamiamolo così. Sì. Per questo fondo come funziona? Me lo può spiegare e poi se questo fondo non c'è, che succede? Ma il fondo diciamo che, può essere fatto in una maniera parallela all'intervento, anche perché qua parliamo di un una situazione di degrado che non è che avviene dall'oggi al domani, a prescindere da un discorso di caduta dei frontalini che potrebbe essere fortuita. Lì si interviene in una maniera molto più rapida. Il degrado si vede negli anni, per cui secondo me è giusto che l'amministratore ai propri condomini ogni anno faccia mettere da parte un fondo cassa che viene accantonato nell'ordinaria e si interviene in questa, in questa maniera, anche perché se manca questo fondo l'amministratore non è che può anticipare i soldi per conto e per nome del condominio, per cui diciamo che questo fondo deve essere previsto in una fase ordinaria secondo me, perché pre preclude soprattutto delle spese che vanno ad aggravare i condomini nell'immediato, diciamo che è meglio tirar fuori... 10 euro tutti gli anni che tirar fuori 100 euro in una soluzione unica. Per cui questo secondo me il fondo deve essere accantonato in fase ordinaria. Poi parliamo di straordinaria, lì ci sono delle situazioni completamente diverse e parliamo di fondo speciale, ma lì quel fondo speciale è completamente diverso da un fondo cassa, perché quel fondo speciale è dedicato esclusivamente a... Qualcosa. a Quell'intervento certo. e, e molte volte si apre un conto corrente parallelo del condominio Quindi, dove vengono entra in campo la parola programmazione per quanto riguarda il fondo speciale, che è una parola che a voi amministratori, insomma, soprattutto agli amministratori che fanno il loro lavoro in modo diligente, è una parola che piace molto perché programmare poi alla lunga vuol dire far funzionare meglio il condominio, ma soprattutto anche risparmiare. No? Questo l'abbiamo detto più volte. Assolutamente sì, la programmazione deve essere fatta su base tecnica triennale o quinquennale, eh, naturalmente si fa soprattutto quando si prende il condominio dal, dal primo anno, si comincia a fare delle, delle interventi come, come in ospedale, codice rosso, codice giallo, codice bianco, certo. per cui ci sono delle, delle varie fasi, però diciamo la programmazione ottimale va dai 3 ai 5 anni. Eh, esattamente, abbiamo detto in apertura, in apertura di puntata, che stiamo vivendo un periodo, ahimè, Catastrofico. purtroppo lo sappiamo ci viviamo quotidianamente siamo tutti un po' eh, stressati stanchi, preoccupati siamo in un periodo pandemico molto difficile allora, in caso di, cata di catastrofe Avvocato Plagenza ne stiamo vivendo una non, non è il tipo di catastrofe, questa è una sanitaria però possono capitare è sufficiente l'intervento dello Stato aggiungerei io se c'è, perché insomma pure quello è da capire allora, gli eventi catastrofali, eh, anche se la parola è già di per sé pesante, no? ma eh, comunque purtroppo possono, possono accadere, si verificano. Spesso e volentieri le catastrofi non vengono, il problema è a monte, non vengono mh, adeguatamente preventivate e quando accadono spesso mancano le coperture idonee per superare in modo diciamo veloce il problema. Allora che lo Stato debba essere presente? Assolutamente sì. Che lo Stato riesca ad essere sempre presente è diverso. È certo. diverso. Allora io penso che sia una questione di buonsenso, che sia un'opportunità da cogliere, quella di istituire l'obbligatorietà di polizze private, catastrofali che, eh, di cui debbano godere gli edifici perché poi eh, torniamo sempre a monte l'edificio che crolla le, la catastrofe che investe l'edificio non investe mica solo il cemento armato le certo. mura investe le famiglie e quindi i nostri cari che stanno dentro quindi diciamo lei dà questo consiglio però è un consiglio singolare cioè in sì assicuratevi è, è importante è fondamentale però è anche un qualcosa che dice allora non mi fido dello Stato che poi non interviene cioè il sotto io ci leggo Ma questo come sottotitolo ehm, forse anche un po' per deformazione professionale mi piace sempre essere Dentro diciamo, la questione. Quindi sì. io penso che anche da un punto di vista privatistico il privato debba intervenire. Però lo Stato dal canto suo, abbiamo avuto una proposta eh, in passato dell'onorevole Michela Rostan che prevedeva proprio l'istituzione uh, di questa obbligatorietà di una polizza ca catastrofale. Ma se noi andiamo a guardare quelli che sono gli interventi oggi eh, che sono sulla chiesa dell'onda, e mi riferisco in particolar modo agli interventi con il super bonus. Sostanzialmente ci danno la possibilità di Mappare no, gli edifici di rimetterli tutta, a nuovo ed è chiaro che un edificio nuovo ha meno possibilità di andare incontro. Assolut a... Assolutamente, con questo sono d'accordo, però vedevo oh, chiudo che rideva quando ha detto lei degli interventi come per esempio il super bonus al 110%, perché abbiamo, ahimè e ripeto, ahimè, scoperto in questo percorso che sì, tutto bello, tutto preciso eh, il, il miglioramento dell'efficientamento energetico sicuramente dei risparmi, delle cose però di fatto non è tutto così facile anzi, è complicatissimo o chiudo farlo ma diciamo che semplice non è questo insomma è una cosa anche che il cittadino deve, deve sapere perché da come era stata venduta inizialmente la notizia, era insomma la portata di tutti. E non c'era faccio, le, le, le faccio una, una battuta perché, insomma, eh, una mia parente, eh, diciamo che ha una certa età, insomma, mi ha fatto molto ridere perché mi faceva una battuta, Dice: Hai visto che bello che fanno? Adesso mi rifanno il palazzo e ci guadagno pure. cioè Era passato questo messaggio nell'iter nel quotidiano, cioè, mi danno il 110%, quindi vuol dire che mi ritrovo il palazzo. Risparmio più bello, eh, un miglioramento diciamo, energetico e in più mi rimane pure qualcosa in tasca. Non è così. Io, alla mia parente, già l'ho tranquillizzata: tranquillizziamo che non funziona proprio così. Ma diciamo che non è così, ma da questo punto di vista, poi come sempre, le notizie, se non vengono approfondite, anche quelle più semplici, possono trarre in errore. In questo caso, parliamo già di qualcosa molto complesso perché poi anche nelle puntate precedenti se ne è parlato. È veramente. Complesso, non che sia impossibile, ma comunque merita un approfondimento. Merita un approfondimento. Le chiacchiere da bar non, non portano da nessuna Assolutamente. parte. Assolutamente. Però Chiavini, voi poi eh, spiegate bene come stanno le cose come amministratori, perché poi sicuramente vengono da voi a dire: Ah, che bella questa cosa, la facciamo. Voi per poterlo spiegare bene dovete sapere come stanno le cose, no? Cioè, che non è la favola di Cenerentola, ma è qualcosa di molto complicato da fare. Allora, partiamo dal presupposto che. Questa notizia del gratis è eh, partita il 10 marzo in piena pandemia, per cui noi eh, personalmente abbiamo ricevuto delle richieste di assemblea per eh, correre a questo 110%, calcolando che la notizia è uscita prima delle, eh, delle linee guida, per cui noi abbiamo dovuto aspettare agosto per le linee guida che poi sono state pubblicate a settembre, per cui la gente voleva fare questa situazione senza avere materialmente le guide tecniche. E senza e, sapere come. Eh, e cioè... naturalmente poi arriviamo al 15 di ottobre, dove le banche hanno cominciato ad accettare la, la prima cessione del credito e nonostante queste date, oggi il, il Ministero delle Finanze eh, sta emettendo circolari su circolari perché... Le, le, I quesiti sono talmente vasti e variegati che naturalmente hanno bisogno di spiegazioni anche perché c'è un discorso che in un condominio ci sono tante persone e naturalmente ognuno ha la propria situazione economico-finanziaria, ma questo non vuol dire stare in difficoltà o non stare in difficoltà. Quindi si parla di capienza o non capienza e questo fa la differenza soprattutto anche in una situazione dove ci sono gli enti. Dove hanno più difficoltà a portare in detrazione questa situazione. Però mi è... perdoni, però vorrei chiedere poi ai nostri due avvocati nell'ordine alle e poi l'agenza C'è poi, però c'è stato un difetto di comunicazione in tutto ciò, cioè, possiamo tranquillamente dirci, cioè, dare un messaggio senza, avere, senza dare poi le linee guida è quello che crea confusione, che è uno dei, dei problemi principali poi del nostro Paese, Cioè intanto una burocrazia pazzesca, ma poi fare gli annunci. Sì. Questo avvocato è qualcosa che poi confonde le teste. No? Succede anche spesso, no? sappiamo che gli impianti normativi sono spesso seguiti poi dalle specifiche, questo succede spesso nel nostro campo. E dobbiamo, siamo stati moderatori cercando no? di, di convincere ad attendere il momento opportuno per avere una completezza normativa e quindi ai fini decisionali. Non ultimo, interessante poi l'abbattimento del quorum deliberativo per il bonus, addirittura no? sceso proprio al minimo. E, sotto il profilo dei lavori straordinari, un piccolo cenno a mio avviso è meritorio per l'ultimo comma del 1135, ovvero è vero che l'amministratore non può porre in essere lavori straordinari, perché questa è un'attribuzione specifica dell'Assemblea, però quest'ultimo comma eh, ammette la possibilità, in caso di urgenza, di eh, ordinare lavori urgenti da parte dello stesso amministratore bypassando l'assemblea. Però per questa Soltanto cosa ovviamente diciamo, i rischi sono i suoi. I rischi sono i suoi cioè, perché diciamo... poi dovrà provare la ricorrenza dell'urgenza. Ma non solo. La Cassazione specifica anche che devono essere indifferibili. Ulteriormente ha specificato la Cassazione. Indifferibili cosa vuol dire? Vuol dire che non avevi tempo. Per indire l'assemblea noi sappiamo che bisogna indirla almeno cinque giorni prima della prima adunanza, in prima convocazione, però ci sono poi i tempi di cosiddetta notifica, quindi di comunicazione. E quindi se noi cominciamo il giudice che era, un atto, eh, era in atto questo danno, eh, e quindi si poteva propagare ulteriormente il danno che si stava producendo, ecco lì che riusciamo eh, a far passare la nostra linea e quindi abbiamo agito secondo le nostre ottemperanze è così, è così eh, diciamo funziona più o meno così perché poi in realtà si, si dice, si propone un'idea e si dà già per fatta, questo è il problema. Ma questo è un vizio che mh, penso sia una patologia proprio del, del sistema italiano cioè e probabilmente dietro anche quest'ultima manovra che prevede questi fortissimi benefici fiscali c'è sicuramente l'opportunità di eh, portare avanti il nostro paese, i nostri edifici al passo coi tempi e non essere più il fanalino di coda però purtroppo il difetto di informazione porta da una parte al tutto gratis dall'altro siamo pronti per, forse è vero che non è tutto gratis, non siamo pronti per, ma indubbiamente è un'opportunità da cogliere. Assolutamente, assolutamente. E poi questo può creare anche un contenzioso, cioè nel senso, metti che io mi ero mosso per una cosa che era stata annunciata, ci ho speso dei soldi, ci ho investito e poi non era in campo. Il, il, il problema è il mio... O di chi l'ha annunciata senza che in realtà di fatto stesse già in campo? È, è spiacevole dirlo, ma sì, è vero che la legge non ammette ignoranza, ma qui oggi non si assiste ad una legge che dice un qualcosa. Qui oggi si assiste, come diceva il collega, a una serie di circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate che è diventata la prima fonte del diritto, sostituendosi al legislatore. Quindi purtroppo eh, questa è una macchina assolutamente complessa con un meccanismo che si perfezionerà man mano nel tempo. L'Agenzia delle Entrate ti dice che ci sarà una lente di ingrandimento di otto anni. Non ripeta come... più quella parola, Agenzia delle Entrate, <ride> che ci stiamo salutando, se no ci salutiamo lo stato, con il, con lo il stato. dolore nel cuore, non voglio assolutamente che sia così. Lo Stato. Lo stato. Beh, meglio, sei ripreso, sei ripreso in calcio d'angolo. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, ovviamente ringrazio Simone Chiuto di Assi Broker Tireno, grazie, quindi abbiamo capito che è fondamentale. Prevenire è meglio che curare. Eh, questo insomma mi sembra assodato. Questo sarà il suo nuovo slogan: assolutamente perfetto. Ringrazio l'avvocato Giulio Aleandri, grazie, grazie avvocato, voi, sempre buonasera. precisissimo con le sue norme. Lei non so quando studia, studierà <ride> la notte, il giorno, non so. Ringrazio l'avvocato Fabrizio Flaggenza con a voi. questa splendida mise E ringrazio a proposito di mise, ultimo ma non ultimo, Alessandro Gavini, l'amministratore di condominio e collezionista di calzetta. Sì, ricordiamo, lo possiamo Grazie. dirlo. Poi. No, Grazie. glielo dico perché ne sono amante anch'io, quindi è una cosa che apprezzo molto. L'appuntamento con Terzo Millennio torna immancabilmente domani, però prima è il momento del caffè, anzi, è il momento di un caffè con a domani. Ciao ciao! Sono Simone Occhiuto, titolare di Assi Broker Tirreno, una società di brokeraggio assicurativo. Come molti di voi sapranno, è possibile che le compagnie di assicurazioni acquistano il credito da parte della ditta che esegue i lavori per un condominio. E i condomini non spenderanno nulla, non so se mi sono spiegato, non spenderanno nulla. Noi di Assi Broker Tirreno siamo al vostro fianco, in ambito assicurativo, con delle coperture specifiche sui lavori che vengono fatti. Assi Broker Tirreno, bonus sereno. Ti aspetta ogni giorno a pranzo, inoltre goditi il re come no direttamente a casa tua ogni giorno dalle 18 alle 23.15 con il Delivery e goditi i nuovi fantastici piatti di crudi e sushi. aperto tutti i giorni, 7 su 7 a pranzo e cena. Vi aspetto, non mancate! La Sire Service, azienda leader nel settore delle manutenzioni a Roma, pone come obiettivo primario la semplificazione del concetto di manutenzione. Per ogni segnalazione di guasto urgente, l'intervento viene effettuato entro un'ora. La nostra piattaforma gestionale, realizzata su misura, massimizza l'efficienza di tutti i processi di lavoro, dalla notifica di guasto alla risoluzione del problema, dalla richiesta di elaborazione preventivi, sino alla produzione di materiale fotografico che permetta di certificare l'intervento svolto. Vuoi vendere o affittare casa in tempi brevi al miglior prezzo di mercato? Hai degli immobili a Roma e non sai come gestirli? Vuoi ristrutturare il tuo appartamento, la tua villa usufruendo dell'eco-bonus 110%? Gratuitamente? Chiama subito per la nostra promozione Provigione Zero. Affidate a noi, the Real Estate Agency, da oltre 20 anni, leader per la gestione immobiliare a Roma. Grazie direttore, buonasera a tutti. Siamo qui questa sera con Fabio Mina, presidente dell'Associazione Lupe Roma. Presidente, come, come si arriva a ricoprire una, una carica di questo tipo? Eh, innanzitutto, volevo ringraziarvi insomma, per avermi invitato nella vostra trasmissione. Eh, diciamo che è frutto di tanti anni di lavoro, di sacrifici, tanti anni comunque di rappresentanza in termini anche di business. Io nasco un po' ecco, nel settore del, del commercio, della direzione commerciale di aziende. Ho una mia anche struttura di consulenza alle aziende, nel settore della somministrazione e ristorazione. E la, nostra, la nostra associazione che presiedo con l'onore di presiedere, oggi rappresenta circa 400 locali eh, prevalentemente insomma, ecco, su Roma e centro di Roma. Eh, ai noi oggi viviamo una situazione sicuramente eh, assolutamente critica in base chiaramente alla, al Covid, a tutti i decreti e ovviamente a tutte le limitazioni. Sì, è un che... periodo molto, molto particolare. Sì, è un periodo molto particolare in effetti. E... Lei ha me... iniziato il suo percorso professionale per passione perché... o per caso? Io ho iniziato questo percorso professionale un po' per passione, un po' anche per retaggio familiare. Mio papà era comunque nel settore della, della distribuzione, quindi sempre inerente comunque al settore di riferimento di cui parliamo. Negli anni poi c'è stata una crescita, uno sviluppo e siamo, siamo arrivati insomma ecco a circa... abbiamo fatto dieci anni quest'anno come, come associazione Lupe Roma, abbiamo portato avanti anche tutta una serie di battaglie sindacali comunque a, a supporto di tantissime centinaia di attività. E che ripeto oggi purtroppo è culminato in una, grande, in una grande crisi che stiamo cercando di gestire al meglio certo e riesce a trovare un po' di tempo libero per lo sport io so che lei è... ha un passato da regbista sì io ho giocato tantissimi anni a rugby eh, anche tanti anni in Serie A Sicuramente purtroppo oggi non, non c'è più tempo per, per coltivare questa mia grandissima passione, ma, ma la porto dentro, la porto nel cuore, nell'animo e nel lavoro. È uno sport assolutamente straordinario che infonde comunque dei, dei, dei valori che, che poi alla fine sono riconducibili anche alla, al quotidiano e anche al lavoro. Quindi quella tenacia, quella grinta che mi ha sempre contraddistinto in campo, la metto anche a, a supporto dei miei associati. Sperando anche che si possa tornare a fare questo tipo di attività in serenità. Certamente sì. Certamente Lei il caffè sì. lo beve? Sì, certo. Allora le offro un buon caffè a Miani e do l'appuntamento a tutti a domani sera. Grazie. Grazie a voi.